Hanno spedito l'asfalto stradale con tanto di buche incluse al ministro Giulio Tremonti. Un gesto simbolico forte per chiedere a Roma la revisione della manovra. E noi stiamo facendo i salti mortali, fra l'altro siamo qui in un cantiere dove si sta asfaltando un pezzo di provinciale. Stiamo facendo salti mortali nonostante un inverno tremendo che ci ha fatto spendere più di 5 milioni di euro, per il quale abbiamo chiesto lo stato d'emergenza, ma non è arrivato un quattrino. Tra l'altro non c'è stato lo stesso trattamento sulle province italiane, perché alcune province del nord lo stato d'emergenza l'hanno avuto e noi ancora non abbiamo avuto un soldo, non abbiamo visto un soldo. Dall'altro, perché se questa manovra verrà approvata così come è stata impostata nel decreto, verranno a mancare, ci sarà un taglio del 67% dei fondi anche per la manutenzione delle strade e la viabilità. E già noi, per tenere, diciamo, in uno stato decente 1400 km di strade provinciali, facciamo una fatica enorme. Se questa manovra andrà avanti così, non saremo in condizioni di garantire la sicurezza delle strade. Per questo simbolicamente taglieremo, nel momento in cui facciamo un nuovo asfalto, tagliamo un piccolo pezzo di vecchio asfalto e lo inviamo a Tremonti dicendogli che se, con una lettera ovviamente collegata, dicendogli che se la manovra rimarrà tale, noi saremo costretti a ridare indietro le competenze sulle strade e ci dovranno pensare loro, perché in questa maniera non si mette in condizione né la provincia né i comuni di garantire la sicurezza sulla strada dei cittadini. Ma è solo l'inizio. Se non sarà modificato il decreto, il presidente Matteo Ricci e l'assessore ai lavori pubblici Massimo Galuzzi ricorreranno ad altre azioni eclatanti. In questi anni la provincia ha cercato di fare il possibile con i fondi trasferiti dallo Stato, ripeto, inadeguati, però si è cercato di fare il possibile e avevamo anche dei piani quest'anno, negli anni successivi, per poter recuperare, diciamo così, e intervenire al meglio per mettere in sicurezza, per rendere una percorribilità delle strade più adeguata possibile. La manovra che prospetta il governo sarebbe disastrosa da questo punto di vista e lo vogliamo far sapere ai cittadini, perché nella manovra si parla per 67-70% di tagli anche alle risorse per le infrastrutture e per le strade, quindi anche i fondi del DPCM trasferiti alle province sarebbero tagliati per il 70%. Il messaggio di Ricci e Galuzzi è chiaro: senza la revisione della manovra riconsegneremo le competenze a Roma, insieme all'asfalto e alle buche.